comune di Cantalupo Nessagno sorge su una piccola collina sovrastata dal Monte Miletto nella parte ovest della valle denominata Piana di Boiano. Il suo territorio, di forma quasi rettangolare, si estende per 1.551 ettari, di cui la maggior parte, circa il 75%, risulta coltivata, il 20% è improduttivo e solo il 5% risulta edificato. Il comune segna i limiti tra le province di Isernia e di Campobasso e ha un'altezza sul livello del mare di 1,580 m. I principali collegamenti sono costituiti dalla ferrovia Isernia-Campobasso e dalla strada statale Appulo-Sannitica. Da un punto di vista idrogeologico, dei numerosi corsi d'acqua che lo attraversano, l'unico che assicura una portata di acqua quasi continua è il Rio, la cui sorgente è ubicata ai piedi della Montagnola. Nell'intorno del territorio comunale gravitano numerosi nuclei rurali, dei quali i principali sono Roze, Capocci, Rimaldi, Perna, Fonzi, Cutoni, Minni, Giammobili, Colarre, Puticari, Cristoforo, Scioli, Orri, Bartolomei, Ronallo, Vitilli, Gaia, Papacci, Raviele, Pioni, Calvario, Bellincieri, Prata, Capodomo, Pepe Coste, Olivieri, Savani, Iacurre e Taverna. La storia di Cantalupo Nessagno ha origini seicentesche. Da quel periodo, sotto il controllo del duca di Benevento Romualdo, furono assegnate le terre acquitrinose dell'Isernino ad Alzec, che riuscì a stabilire la sede a Cantalupo. Durante il periodo del Medioevo si succedettero molti feudatari e il primo fu Rainaldo di Borrello, che nel 1187 diede a Guglielmo II il suo contributo in Terra Santa. Molte famiglie riuscirono a diventare feudatarie: Guglielmo di Pesco, Simone Sant'Angelo, il figlio e il nipote di quest'ultimo, Guidone Primerano e Francesco Acquaviva di Sant'Acapito. Il XVI secolo fu importante in quanto nacquero delle divergenze tra abitanti del comune di San Massimo, Rocca Mandolfi e Sant'Angelo in Grotte. La diplomazia non riuscì ad azzerare i conflitti e ci fu uno scontro armato in cui furono molti feriti e tra questi fu ucciso il feudatario Federico de Bassaris. Dei successivi feudatari ricordiamo nel XVI secolo Dianora Sperandeo, Angelo di Costanzo, Giulio Sanchez, Maria Carafa. Le interpretazioni etimologiche relative all'origine del nome Cantalupo Nessagno sono molteplici. Fino al 1862 la denominazione di tale paese era limitata alla sola parola Cantalupo e solo il 4 febbraio del 1864, su proposta dell'Università di Cantalupo, Vittorio Emanuele II introdusse la denominazione attuale di Cantalupo Nessagno per distinguerlo da altri comuni aventi lo stesso nome. La prima ipotesi dell'origine etimologica del nome deriverebbe da Catalucon, in mezzo al bosco, desunta probabilmente dall'ubicazione del centro abitato circondato da querceti. Secondo un'altra ipotesi, il vocabolo deriverebbe dal bulgaro Canteleped, che significa caporesidenza, ovvero residenza del capo, ipotesi questa convalidata dall'effettiva permanenza dei bulgari in Nessagno, la cui usanza era quella di assegnare ai capi le posizioni militarmente più sicure e climaticamente più salubri e di concedere ai gastaldi le terre più esposte alle incursioni nemiche e al clima peggiore. Il centro storico di Cantalupo Nessagno è molto caratteristico per la sua originalità e identità culturale. I portali rappresentano il segno storico di un patrimonio che si arricchisce grazie alla presenza di diversi palazzi importanti. Palazzo dei Gaia conserva intatte molte delle testimonianze storiche e culturali della vita di una famiglia che si può considerare una delle più importanti dinastie del paese.
sono visibili due lapidi di Alessandro De Gaia, giuroconsulto e avvocato del Foro di Isernia, e Achille De Gaia, avvocato e sindaco di Campobasso. Michele De Gaia invece fu parlamentare, sindaco di Campobasso e consigliere provinciale. Sempre all'interno del centro storico è presente l'abitazione di Alfonso Perrella, scrittore e storico italiano. Numerose le sue pubblicazioni che hanno rappresentato la memoria storica di Cantalupo nel Sannio. Intitolata allo scrittore Alfonso Perrella la biblioteca comunale, presente nella piazza principale, ricca di molti volumi importanti. Molte le titolazioni dei libri cui gli studenti di Cantalupo nel Sannio possono consultare nella biblioteca del loro comune. La chiesa del Santissimo Salvatore, probabilmente sorta intorno al 1200, soggetta durante il tempo a terremoti e bombardamenti. In un primo momento era una la navata, successivamente ne furono costruite tre nella ristrutturazione del Settecento. La chiesa ha una facciata a capanna spezzata, tiburi e campanile merlata a cuspide. Il visitatore all'interno può trovare sculture in legno ottocentesche. La torre campanaria probabilmente risale al 1700. All'interno il pulpito in marmo, nell'epoca storica era in legno come i confessionali. Degna di attenzione l'acquasantiera realizzata in pietra. Emergono all'interno della chiesa i dipinti dell'artista Trivisonno. L'artista realizzò diverse opere d'arte. Molti visitatori sono rimasti increduli per il dipinto della Trasfigurazione. Il Cristo sale al cielo circondato da una luce del paradiso, affiancato da Mosè ed Elia. Mosè possiede la tavola della legge, mentre lì è il libro delle profezie. Sul monte Tabor ecco comparire gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, la cui espressione va verso il Cristo e si coprono gli occhi perché abbagliati dalla luce. Nella cupola invece l'affresco del Cristo accompagnato dagli apostoli e nei pennacchi Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Gregorio Magno e San Girolamo. Ecco nel presbiterio i due dipinti su tela riguardanti il battesimo di Cristo e Gesù crocifisso. Nel dipinto raffigurante il Cristo crocifisso, la scena emerge su sfondo scuro e assume il carattere per le forti dinamiche di luci e ombre. Un altro affresco riguarda San Michele Arcangelo in battaglia e qui invece San Michele che sconfigge il demonio. Mentre in quest'altro affresco la nascita della Vergine Maria e la sua presentazione. Nell'altare centrale troviamo il Sacro Cuore, la Madonna delle Grazie e San Giuseppe.